CGIL e CGIL Marche insistono molto sulla necessità di potenziare il coordinamento delle attività, sia sul piano della valutazione delle scelte che vanno fatte per assicurare uno sviluppo adeguato per le aree colpite dal terremoto e per il sostegno alle persone che hanno fatto i conti con questo dramma, sia anche per legare le azioni dei territori che devono vedere valutate le loro peculiarità a una strategia regionale che leghi lo sviluppo di questi territori a quello più complessivo della regione. Coordinare l'attività è la parola d'ordine e rivedere la governance è una necessità. Su questo CGIL e CISL e UIL chiedono un'attenzione particolare da parte della Regione. Bisogna essere più concreti, più fattivi, bisogna accompagnare, essere vicini a queste persone con degli strumenti, gli strumenti innovativi. Le persone devono essere portate ad innovare e a ricostruire e molto deve essere fatto del territorio. Altro è l'investimento che arriva dall'esterno. Questo ci deve stare perché è importante, ma deve esserci anche un territorio in moto, in movimento. E per sviluppare questo c'è bisogno che le persone vengano aiutate, non ce la fanno da sole. Ad un anno dalla prima scossa, la situazione nel maceratese continua ad essere drammatica. Quello che ci preoccupa di più in quello che vediamo è il profondo disorientamento delle persone, un disorientamento legato soprattutto al fatto che ormai a quasi 12 mesi di distanza molte delle popolazioni che sono state sfollate a seguito degli eventi sismici e trasferite spesso lungo la costa non sono ancora riuscite a tornare nei propri territori. Quindi c'è uno stato proprio di tenuta psicologica delle popolazioni colpite che comincia a diventare davvero, davvero molto precario. A ciò si aggiunge poi proprio una più complessiva difficoltà di ripensare la vita nei territori colpiti dal sisma. Per molti mesi si è detto ripartiamo dalle scuole, senza scuole le popolazioni non tornano nel territorio. Ci troviamo oggi a fare i conti magari con un piano scuole che per il territorio maceratese pensa di ricostruire tutte le scuole dove erano come erano, senza magari pensare a una possibilità di integrazione dei servizi scolastici su scala maggiore. Però la ricostruzione di queste scuole va assolutamente a rilento. Il famoso settembre 2017 come anno di momento di riavvio delle scuole nel territorio ormai è diventato una chimera e questo rende la situazione di precarietà sempre più precaria, l'incertezza sempre più incertezza.